Oggi voglio raccontarti una storia su un monaco e su come, con le sue parole, riuscì a rasserenare il cuore tormentato del suo allievo. Iscriviti al canale se non vuoi perderti altri video sulla filosofia zen e su come migliorare il tuo benessere spirituale. L'accettazione della morte è un tema, universale e profondo, che affronta l'inevitabile realtà della nostra esistenza. Ogni essere vivente, umano o animale, condivide la stessa condizione. Alla fine, tutto ciò che nasce dovrà morire. L'accettazione della morte è il processo interiore che ci permette di riconoscere e abbracciare questa verità senza resistenza o paura, ma con serenità e comprensione. Un anziano monaco viveva in un antico monastero, nascosto tra le montagne, in compagnia di un suo allievo, un giovane studioso desideroso di apprendere i segreti della vita e della spiritualità. Una notte, mentre il cielo era illuminato dalla luna piena, lo studente si avvicinò al monaco con una domanda che gli tormentava l'animo da tempo. «Maestro, mi è difficile accettare la morte. Mi sembra così ingiusta, così spaventosa. Come possiamo trovare la pace di fronte a un destino così ineluttabile?» Il vecchio monaco si sedette accanto al ragazzo e, guardando la luna riflessa in un piccolo stagno, disse: «Caro, la morte è una parte essenziale della vita. Senza la morte, la vita perderebbe il suo significato. Immagina se i fiori non morissero mai, non avremmo mai la bellezza di vederli sbocciare e poi lasciarci con un dolce ricordo della loro breve ma intensa esistenza». Lo studente ascoltava attentamente le parole del monaco, ma il suo cuore ancora bruciava di paura e tristezza. «Maestro, come posso accettare la morte dei miei cari o la mia stessa morte? Non voglio lasciare questo mondo». «Ragazzo, comprendo le tue paure», rispose il maestro con gentilezza. «La paura della morte è comune a tutti gli esseri umani. Ma dobbiamo imparare ad abbracciarla come una parte naturale del nostro viaggio terreno. La morte ci insegna a vivere il momento presente con gratitudine e a sperimentare la bellezza e l'effimera impermanenza di ogni cosa». Il giovane allievo rifletté sulle parole del suo maestro e chiese: «Maestro, qual è il segreto per accettare la morte con serenità?» Il vecchio monaco sorrise e rispose: «Il segreto è abbracciare la vita con tutto il cuore, lasciando andare l'attaccamento e la paura. Ogni momento che viviamo è prezioso e irripetibile, proprio come un fiore che sboccia nel silenzio del mattino. Dobbiamo essere grati per ogni istante di gioia, di amore e di crescita che ci è concesso». Il maestro prese una piccola piantina di ciliegio e la porse all'allievo. «Osserva questa pianta. Ogni fiore che sfiorisce è come una vita che si spegne. Ma non possiamo permettere che il dolore ci impedisca di vedere la bellezza di questo momento. La saggezza sta nell'accettare il ciclo della vita, imparando ad abbracciare ogni fase con accettazione e compassione». Il giovane allievo sorrise, e per la prima volta in molti giorni, sentì una sensazione di pace nel suo cuore. Guardando il suo maestro negli occhi, disse: «Grazie, maestro, per avermi aiutato a comprendere l'importanza dell'accettazione e dell'amore in ogni aspetto della vita, compresa la morte». Il monaco annuì con un sorriso e posò una mano sulle spalle del giovane. «Sii sempre presente nel momento presente, e scoprirai che la morte è solo un passaggio verso un'altra forma di esistenza. Continueremo a vivere nei ricordi di coloro che abbiamo toccato con il nostro amore e la nostra saggezza». Da quel giorno, l'allievo imparò ad abbracciare la vita con tutto il cuore, sapendo che la morte faceva parte del mistero della vita stessa. Il monaco e il suo allievo continuarono il loro cammino insieme, insegnandosi reciprocamente l'arte dell'accettazione e dell'amore incondizionato. E tra i silenziosi sentieri del monastero, i loro cuori trovarono la pace e la gioia di vivere nell'eterno presente. L'accettazione della morte può essere un processo personale e spirituale, ma anche una fonte di ispirazione per abbracciare la vita con gratitudine e impegno. Affrontare la morte ci sfida a dare valore alle relazioni, all'amore, alla compassione e alla ricerca di un significato più profondo nella nostra breve permanenza su questa terra. Grazie per aver guardato questo video.
Se ti interessano altri contenuti sulla crescita personale e su come affrontare le avversità che la vita ci pone davanti, ti invito ad iscriverti al canale. Namaste.